Mi vorrei riallacciare subito ad un tema centrale che è quello della sostenibilità, di cui hanno parlato anche precedentemente i miei colleghi anche alla tavola rotonda. L'azienda Manini Prefabbricati, di cui oggi rappresento, da 60 anni opera nel mondo della prefabbricazione con temi sempre attenti e centrali come il rispetto dell'ambiente. Il patrimonio industriale esistente in Italia, caratterizzato per lo più da zone industriali nate e sorte negli anni 70, 80, 90, abbiamo visto che ha una caratteristica molto importante che è quella della vulnerabilità sismica. L'abbiamo visto col sisma dell'Emilia-Romagna e poi l'abbiamo visto con il sisma del Centro Italia. Le progettazioni all'epoca non prevedevano, prevedevano in parte dei collegamenti strutturali, soprattutto in zone che poi si è scoperto essere sismiche rispetto a quelle precedenti. Ma che cosa significa essere sostenibili nel campo dell'edilizia? Che cosa significa? Come possiamo essere sostenibili? Che poi, tra l'altro, uno dei 17 goal dello sviluppo sostenibile è quello di avere città e comunità sostenibili. Sicuramente mi posso permettere di dire che la sostenibilità nel campo dell'edilizia non significa soltanto mettere un cappotto ad una struttura, che sicuramente avrà dei benefici da un punto di vista di efficienza energetica, e faccio un'introduzione anche agli impianti fotovoltaici che aumentano sicuramente la domanda di energia, ma tanti edifici hanno ancora delle dispersioni energetiche per cui prima, secondo me, dovrebbero essere risolte, prima di applicare poi energia da utilizzare. A mio avviso, essere sostenibili nel campo dell'edilizia significa ridare una nuova vita a edifici che non ce l'hanno più, perché il patrimonio industriale esistente, come abbiamo detto, ha edifici che stanno esaurendo e hanno esaurito la vita utile. E l'impatto che ha l'edilizia nel campo della nitrite, quanta anidride carbonica emette l'edilizia, noi sappiamo che è più o meno il 39% delle emissioni globali. Beh, se andiamo ad analizzare il life cycle assessment di un edificio, vediamo che alla fine si prevede un fine vita. Questo fine vita incide su quel 39%. Quindi la demolizione e ricostruzione, che sicuramente è un qualcosa che si deve valutare, dovrebbe essere l'estrema ratio. Prima di tutto dobbiamo pensare a riqualificare. Quindi in quella parte del ciclo di vita dovremmo prevedere una riabilitazione strutturale, quindi un'attenzione all'adeguare gli edifici a ridargli la vita utile, quindi migliorarli sia staticamente che sismicamente. Sono questi i temi che hanno portato un'azienda da 60 anni che opera nel mercato della prefabbricazione a valutare un aspetto molto importante, quello della riabilitazione strutturale. Nel 2010, già all'inizio del 2010, può passare la, okay. Già all'inizio del 2010, insieme all'Università degli Studi di Perugia, che è nel nostro territorio, abbiamo sviluppato uno specifico software in grado di calcolare il carbon footprint delle strutture. Questo perché abbiamo avuto sempre un approccio sostenibile anche nei confronti delle strutture prefabbricate. E questo ci ha dato come impegno anche quello di valutare nella sostanza e in maniera professionale anche la riabilitazione strutturale. Ma quali sono le carenze che abbiamo riscontrato anche attraverso i sismi, al sisma dell'Emilia-Romagna e anche successivamente a quello del Centro Italia? La prima carenza che abbiamo riscontrato è il ribaltamento del pannello fuori dal piano. Possiamo vedere, in questo caso siamo stati fortunati, ma nel sisma, questo è il sisma 2012, vediamo come il vincolo di tipo tradizionale non è riuscito a sopportare l'azione sismica e quindi c'è stato un ribaltamento del pannello fuori dal piano. Lo possiamo vedere anche nelle immagini a sinistra, in cui questi sono edifici che siamo andati a fotografare direttamente a Norcia, in Umbria, in cui ci sono forti evidenze del ribaltamento del pannello, che è stata la prima criticità che abbiamo studiato.
Possiamo passare oltre. Un'altra slide in cui vediamo lo sfilamento e il ribaltamento dei solai, di copertura e delle travi collegate ai pilastri. Qui ho voluto evidenziare in queste due immagini come sono saltati anche i copriferri, gli spinotti, le rotture dei spinotti e delle connessioni ancora dei pannelli. E poi di nuovo ribaltamento e rottura degli spinotti che hanno poi generato altri collassi, collassi che poi sono stati insomma importanti. È qui che interveniamo con un approccio progettuale che tiene conto dello stato limite di salvaguardia della vita umana, bilanciandolo con una progettazione che tiene conto del degrado accettabile dei dispositivi che vogliamo installare. Tutto questo significa che non dobbiamo mai trascurare l'aspetto economico. L'aspetto economico che è quello poi imprescindibile perché oggi gli imprenditori si trovano a fronteggiare la sicurezza con gli aspetti economici e non ci possiamo permettere, insomma, di sbagliare approccio sul mercato. E quindi progettare connessioni in grado di assorbire gli spostamenti accettando un degrado quasi nullo dei dispositivi, senza tralasciare l'aspetto economico. Questa divisione aziendale è nata circa 5 anni fa, e la prima cosa che abbiamo fatto, se può partire il video, abbiamo costruito un edificio in scala reale, in cui abbiamo applicato una vibrodina in testa che simulasse il terremoto. Questo per studiare da vicino le connessioni prefabbricate che nel nostro campo sono le responsabili, le primarie da valutare. Faccio scorrere un po' il video e vediamo come l'applicazione di due pannelli prefabbricati, uno con la connessione tradizionale, l'altra invece con la nuova connessione chiamata All Drift, ha due risposte completamente diverse. Vediamo sopra la connessione di tipo tradizionale che è stressata dalla massa della struttura che si trascina dietro per effetto rocking il pannello prefabbricato, mentre sotto vediamo che il pannello rimane totalmente isolato dalla struttura, infatti è un isolatore di moto e la struttura è libera di muoversi senza causare quel ribaltamento di cui avevamo visto prima. Quindi, grazie a questo carrello che scorre, come potete vedere, rimane completamente fermo. Grazie al carrello che scorre con una boccola di Teflon, il pannello è totalmente isolato dalla struttura. E questo dispositivo è un dispositivo brevettato e certificato secondo la UNI EN 15129, norma sulla dissipazione sismica. Tutto questo è imprescindibile passare, come abbiamo detto anche prima, per la digitalizzazione, modellazioni tridimensionali. Questo perché chi fa il nostro mestiere, si è trovato sicuramente molte volte a dover operare in condizioni di altissima interferenza impiantistica all'interno degli edifici che, come sappiamo bene, gli edifici di quegli anni lì che oggi hanno bisogno di adeguamenti sismici o miglioramenti sismici sono interferenti, molto interferenti da un punto di vista impiantistico. E questo, se non virtualizziamo in maniera molto fedele la realtà, non riusciremo poi ad installare quei dispositivi nell'ordine di qualche centimetro dagli impianti. Questa è una base che ci permette di efficientare due aspetti. L'aspetto economico sicuramente o per l'impresa, l'azienda che opera, che fa l'installazione, ma anche dei tempi. I tempi che poi si allungano, perché qui operiamo in condizioni di assoluta operatività e continuità aziendale. Chi mette le mani sulle strutture esistenti, opera con l'imprenditore dentro che produce per il proprio business, che non vuole interrompere la produzione, che è un costo, parlavamo di costi indiretti prima, sicuramente questo è un costo indiretto, fermarsi. Tornando al secondo studio che abbiamo fatto, è il collegamento nodo-trave-pilastro. Come abbiamo visto prima, il collegamento nodo-trave-pilastro
È un importantissimo collegamento che ha due effetti per il collasso, o per lo scorrimento della trave sul pilastro o per il ribaltamento intorno all'asse principale. In molti casi sono presenti dei vincoli inefficaci e sottodimensionati ed è per questo che sia nel sisma dell'Emilia-Romagna, ma soprattutto quello in Umbria, che l'Umbria stava sempre zona sismica e presentava già degli spinotti, come nel centro, in tutto il centro Italia, però erano inefficaci ed è questo è stato il problema per cui ci sono stati quei ribaltamenti intorno all'asse. E qui siamo intervenuti studiando un dispositivo che adeguasse il nodo trave pilastro con un degrado praticamente nullo. Lo possiamo vedere perché se può partire il video. Qui siamo all'interno del laboratorio dello Centre di Pavia, dove siete stati questa mattina, e è qui che siamo partiti facendo delle prove di prequalifica e come potete apprezzare e vedere il dispositivo studiato risponde in maniera costante anche sia al variare delle forze applicate al numero di cicli, ma risponde anche in maniera senza avere un degrado. E questo lo possiamo vedere nel prossimo video nel ciclo di steresi. Vediamo che il ciclo di steresi che è applicato a quella prova, possiamo vedere come forza e spostamento sono praticamente costanti. Non c'è degrado al superamento al passare del. Ho un ritorno, non so che. Sì, ok. È la voce. E vediamo come ecco, il ciclo di steresi rimane sempre costante. L'obiettivo della ricerca è stato quello di standardizzare un sistema in grado di sostituire la maggior parte dei sistemi presenti sul territorio, sul mercato, che erano dei sistemi a fusibile, dei sistemi a fusibile che, riagganciandoci al discorso precedente relativamente agli aspetti economici, possono creare e generare delle inefficienze economiche. E lì abbiamo preso spunto progettando e costruendo un macchinario simile a quello dell'Eucentre che potesse testare il dispositivo presso i nostri stabilimenti, perché questo Geofix, prima di essere installato, deve passare tre procedure, ovvero la taratura, il test e il rodaggio. Questo dispositivo viene rodato proprio per superare quelle inefficienze di plasticizzazione che oggi avvengono su dispositivi analoghi sul mercato, viene fornito rodato, quindi attraverso una taratura si testa e poi si monta in stabilimento. Nella connessione nodo-trave-pilastro abbiamo due tipologie di condizioni, c'è la condizione dello scivolamento. Possiamo far partire il video, per favore, grazie. E la maggior parte dei dispositivi sul mercato sono prevalentemente progettati con questa tipologia di analisi che prevede lo scivolamento. E qui i dispositivi sono sottodimensionati perché le azioni sono molto più sono modeste. Vediamo insomma nel caso di scivolamento come poi anche Geofix risponde a questa tipologia di meccanismo. Slide successiva, vediamo invece come è progettato Geofix, ovvero in sovraresistenza rispetto alla capacità del pilastro e quindi progettato in gerarchia delle resistenze quando invece c'è quella condizione dell'attrito, che è quello che si verifica effettivamente nelle strutture prefabbricate, perché le travi sono appoggiate e c'è una forza che deve essere vinta, ovvero quella dell'attrito. E in questo caso ci vuole una resistenza molto più alta per contenere questa forza che viene vinta dall'attrito.
Come si vince questa forza? Come abbiamo progettato questa forza che deve vincere l'attrito? Tramite dei bulloni dotati di molle a tazza che sono realizzati in acciaio stabilizzato in modo da garantire la costanza del serraggio nel tempo. E l'opportuna combinazione tra il numero di molle e la coppia di serraggio deve garantire la singola resistenza al nodo. E tutti sappiamo, parliamo con un pubblico di progettisti, sappiamo che ogni edificio ha differenti forze da dover dissipare, differenti forze da dover contrastare. E è questa l'innovazione anche di Geofix, che essendo personalizzabile in base alla singolarità, si riesce effettivamente a calibrarlo e ad andare incontro alla singola esigenza di quell'edificio. Anche l'inclinazione del dispositivo deve essere opportunamente calcolata, sempre per controllare e dissipare le forze che si generano sul pilastro e sulla trave. C'è un altro concetto molto importante che è lo stato di degrado, che è ammesso dalla norma, però non indica i parametri sull'accettabilità. Tornando al discorso precedente, questi parametri possono non indicarli, può essere un'inefficienza, perché al seguito di forti sismi ci troviamo a dover sostituire quei dispositivi che sono degradati. E questo può essere fonte di problemi legati alla sostituzione dei dispositivi. Mi accingo alla conclusione mostrandovi delle immagini di installazioni di dispositivi Geofix, che anche questi sono Geofix di prima concezione, che vediamo che anche a livello architettonico non impattano in maniera importante sull'edificio, anzi sono anche di facile realizzazione, di facile montaggio, e la sua peculiarità, ovvero quella di essere installato in maniera distale dal nodo, permette anche di evitare quelle interferenze impiantistiche che si generano sempre intorno al nodo trave-pilastro. Ecco, riassumo un po' il tutto con il piano di manutenzione. A seguito della progettazione, quindi dell'installazione di questi dispositivi, sia Geofix che Oldrift, diamo un piano di manutenzione. Loro funzionano perfettamente anche dopo un sisma severo, come abbiamo visto e testato nei laboratori opportuni. E l'unica attività da dover osservare a seguito di un sisma severo è la taratura di Geofix dei bulloni. Questo garantisce la continuità dell'operatività ed è la vera innovazione oggi sul mercato per quanto riguarda la riqualificazione di edifici prefabbricati. Mi sento di dire che Manini Service, e poi concludo, ha portato una grande innovazione, una grande ricerca rispetto allo stato dell'arte della ricerca attuale, apportando quindi innovazioni senza trascurare gli aspetti economici. Ed è per questo che oggi ci sentiamo, insomma, di essere fieri del lavoro fatto, che è partito molti anni fa, attraverso studi, anche sentivo prima che Ilti investe il 6% del proprio fatturato, che è 6 miliardi di franchi svizzeri. L'azienda Manini, che è molto più piccola, fattura all'incirca 100 milioni, diciamo che noi investiamo molto in ricerca e sviluppo, ed è questo che ci ha permesso di fare grandi innovazioni e anche con l'ausilio e l'aiuto di un partenariato con Ilti, che abbiamo coinvolto anche nello studio di Geofix. Quindi mi sento, insomma, di dire che abbiamo apportato una grande innovazione ad un processo che può essere utile, insomma, a tutta la comunità. Grazie per l'attenzione.